secondo tempo, aiuta Dio. Speriamo che tiene, perché speriamo, perché non è ancora detto. Ma sì, ma oggi non fa Thank you.
solo al micro, io non voglio più trovare. Sì, la facciamo su Se va, Se va. È sul canale di YouTube. Ah. Sì, devo sbagliare. No, ma dato ho visto pure altre partite, lo sai? Sì. È vero? Sì, allora, ho visto al torneo stavi una volta. Quale? Là vicino Bergamo, che hanno pure vinto loro. Sì, vero? Sì. L'altro anno. Sì. Quindi YouTube 6100. Con l'Atalanta. Bravo. Sì, ti ricordo. Sì. Ah. Sì. Devo correggere la grafica perché è sbagliato. Allora. YouTube 6100, giusto? Sì. Coach, sì. Sì. Coach, devo correggere la grafica perché se no. Thank you.
Sì, è scritto. Ma che cazzo fa di lavoro?
sotto, Grazie.
Ma
Mandate in diretta, mandate in diretta lo streaming, fate lo streaming. Vanno mandati in streaming? Sì? Che canale è? Che non mandano i genitori? Però non so non se indietro. Sì, no, se però non so se tiene, capito? Cioè, dopo se va via. Mi dice l'indirizzo, credo. Ma in Facebook oppure no. No, è un canale di. Buongiorno agli amici, pochi istanti, sono le 14.55, fra 5 minuti in campo per la categoria Under 17, Chievo contro l'Atalanta. Due parole, girone A, Juventus, girone B, l'Atalanta. Non servono tante spiegazioni, solo per dire che
in questi due gironi due regine incontrastate che hanno fatto il vuoto dietro. Noi siamo a Verona, Campo Chievo, proprio per cercare, speriamo di riuscirci, di trasmettere live questa importante partita, importante non ai fini della classifica, ma soprattutto per la squadra padrone di casa, che oggi avrà un match impegnativo, un match difficilissimo. Ma è proprio vero che le imprese si fanno contro i grandi, e quindi il Chievo cerca oggi di fermare, di arrestare l'avanzata incontrastata di questa squadra nero-azzurra di Bergamo, che sprechiamo parole dicendo che ormai il settore giovanile, ma anche la prima squadra, stanno dando veramente da esempio al nostro calcio in... Possiamo darvi velocemente le formazioni, le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Abbiamo il Chievo con Ballato, Marini, Carotta, Meneghini, Momodù, Penazzi, Saggioro, Arduini, Egarebba, Orfei, Anselmi. L'Atalanta invece gioca con Sassi, Bonfanti, Ceresoli, Giovane, Moraschi, Bertu, De Rucci, Zuccon, Rosa, Oliveri, Falleni. A disposizione Maglieri, Diaby, Testa, Meic, Polloni, Pergo, Pagani. Per il Chievo a disposizione Malaguti, Rossi, Berghi, Aldegheri, Pavlides, Mihai, Lesu, Oboe e Vignato, 2004. Come 2004 al secondo portiere dell'Atalanta, Maglieri. Io voglio essere. Chievo con la maglia bianca, un completo bianco. L'Atalanta invece con la maglia tradizionale a strisce nero-azzurre. Campo in erba artificiale, in sintetico. Giornata di sole, giornata gradevole. Manca pochissimo, ecco le squadre che stanno facendo adesso il loro ingresso in campo, squadre che si stanno dirigendo verso il centrocampo. Siamo sulla bandierina del calcio d'angolo di destra, dalla tribuna dove siamo messi noi, l'ingresso in campo delle squadre avviene da lì. Oggi avremo anche noi occasione di vedere in azione il rullo compressore del girone B, l'Atalanta, veramente una squadra che sta asfaltando il girone come la Juventus nell'altro, nel girone A.
è il Chievo a battere il calcio d'inizio di questa partita con il numero 11. Vedete che quando la palla sta in alto, la prima intenzione è quella di tenerla, metterla giù a terra, la palla. Adesso intercetta un pallone molto bene il Chievo, poi però sempre con il numero 11 che però non sfrutta questa favorevole opportunità che gli è capitato sui piedi, cerca di allargare il pallone sulla destra, ma spreca questa occasione. Riparte subito l'Atalanta. Tanti elementi che giocano in nazionale nella squadra nerazzurra, tanto per citarne alcuni: Zuccon, giovane, Ceresoli, tanto che adesso c'è l'Atalanta che scende pericolosamente sulla destra, tentativo di mettere il pallone in mezzo, non è andato a buon fine, c'è stato il recupero della difesa che del Chievo che ha messo il pallone in calcio d'angolo. Mucchio selvaggio in area quando c'è sempre queste palle da fermo, dai corner, palle inattive come si chiamano, che vanno a spiovere, vanno a entrare dentro una zona cruciale dell'area, proprio la zona centrale davanti alla porta. Thank you.
sia una buona chiusura del numero 2 dell'Atalanta, che va a chiudere sul numero 9 del Chievo, che era lanciato un po' sorprendendo la difesa dell'Atalanta. Comunque il pallone che finisce in fallo laterale, è il Chievo a battere questo fallo laterale. Sei minuti di gioco, risultato ancora fermo 0-0. E non ci sono state ancora conclusioni o pericolose verso la porta. Ma le squadre sono appena scese in campo, quindi c'è questa fase di studio. Si prendono le misure. Cerca sempre di far muovere le proprie fasce, soprattutto la destra, l'Atalanta, in queste verticalizzazioni, in velocità degli uomini. Sono qua di fronte al cancelletto a metà campo. Va bene, ciao, ciao. Sta cercando di trovare dei varchi sulla destra, l'Atalanta. Siamo al nono minuto di gioco, adesso c'è un calcio di punizione sul vertice un po' spostato all'indietro dell'area del Chievo, vertice sinistro della difesa, dell'area. Punizione insidiosissima, è un mancino che va sul pallone, taglierà sicuramente, attraverserà l'area sul palo più lontano, quindi deve fare attenzione
la difesa del Chievo, di non lasciarsi sorprendere, ancora un mucchio selvaggio in area, tanti giocatori. Alla meglio la contraerea però del Chievo, però insiste l'Atalanta sempre sulla destra, pallone che finisce fuori dal terreno di gioco, calcio d'angolo. Quando la palla è sulla fascia destra è sempre un mancino che mette il pallone in mezzo. Adesso c'è questo tentativo di rimettere il pallone dentro l'area di un giocatore dell'Atalanta, troppo lungo, pallone che finisce direttamente sul fondo, rimessa con i piedi da fondo campo per il Chievo. Tanti calci d'angolo in questi primi 11 minuti di gioco per l'Atalanta, sempre dalla destra, cerca con più insistenza quella zona del campo, la zona di destra, l'Atalanta nelle sue incursioni offensive praticamente non ha mai giocato sulla sinistra, l'Atalanta sempre dalla parte opposta, sempre un mancino sulla palla. Adesso c'è un richiamo dell'arbitro perché ha visto delle scorrettezze. Battuto corto sul primo palo, si erano portati avanti intanto, non è riuscita bene la girata di testa del numero 6. Cercato una torsione con la testa, ma il pallone è stato colpito male, quindi il pallone che ha finito la sua corsa lontano dallo specchio della porta. Trova vita più difficile l'Atalanta sulla sinistra. Thank you.
Adesso parte palla al piede, il 9 cerca però l'azione solitaria sulla fascia, viene chiuso bene dalla difesa dell'Atalanta, che riparte con l'impostazione del suo gioco, posizione centrale il numero 6 che tocca il pallone sulla sinistra. Vedete la fisicità del 2 e del 10, all'appeggio il numero 9, 8 del Chievo però subisce fallo, si riprende con una punizione per il Chievo che perde il pallone, riparte l'Atalanta, siamo sulla destra, sempre dalla destra, stavolta si ferma, pallone che torna all'indietro. Pallone che viaggia ancora sull'esterno, sempre di destra. Atalanta che cerca un'azione, c'è poco spazio da quella parte, però riesce ad arrivare in area. C'era poco spazio, ma ha giocato bene questa volta. Tocchi anche non veloci, però precisi. Movimento giusto dei giocatori, quindi altro calcio d'angolo, ne ha battuti tantissimi già. Siamo al 16esimo, l'Atalanta. Vedete stavolta è il numero 2 che si era spostato in avanti sul calcio d'angolo. Anche lui indirizza male il pallone, sempre di testa. Lui non era però in elevazione, quindi aveva anche il tempo di controllare questa palla. Era da solo, perlomeno indirizzarla meglio verso la porta. Nulla di fatto, 17 minuti di gioco, 0-0. Una leggera supremazia dell'Atalanta, ma pochissimo o niente per adesso, neanche della squadra bergamasca. Adesso scippa il pallone che mette un po' in difficoltà la difesa del Chievo. Non deve fare questi errori il Chievo, soprattutto quando è in possesso di palla, quando la squadra sta salendo, perdere il pallone si rischia di prendere un contropiede perché la squadra è sbilanciata, ma soprattutto è sorpresa dall'errore del compagno. Minimo errore può costare caro, perché l'Atalanta sicuramente ha qualità. Inoperoso il portiere dell'Atalanta, gioca coi piedi, pallone. Adesso è l'Atalanta,
sbilanciati in avanti, stesso discorso, deve rimediare in qualche modo, ma prendendosi una munizione, un cartellino giallo, giocatore dell'Atalanta. Qua abbiamo anche l'elicottero del rimessa laterale adesso per il Chievo, siamo nella metà campo, siamo quasi all'altezza dell'area, rimessa con le mani, però fallo laterale, adesso il Chievo in avanti, è chiuso però il giocatore del Chievo in un angolo e da lì non si esce, lancia il pallone in avanti l'Atalanta, recupera però il numero 9 che poi cerca di farsi largo, non ci riesce, si lotta adesso a centrocampo per il possesso del pallone, per la conquista del pallone e c'è riuscita l'Atalanta, però siamo nell'area dell'Atalanta, l'Atalanta la gioca sull'esterno, poi pallone lanciato in avanti direttamente in fallo laterale per il Chievo. Adesso ci sono dei, c'è un bel cross, viene controllato in un primo momento di testa dal numero 6 e poi dal portiere, il cross era pericoloso dalla destra in diagonale verso la sinistra, adesso c'è una discesa in velocità, non c'è fallo, l'arbitro lascia correre, poi però nel cadere viene un po' toccato con il piede in testa il giocatore dell'Atalanta, quindi rimane infortunato a terra. C'è questo intervento dell'arbitro, sospendere il gioco, interrompere il gioco, che è per prestare i soccorsi al giocatore che è ancora a terra. Un calcione fortuito, involontario, però adesso esce dal campo con la borsa del ghiaccio in testa, il numero 7 dell'Atalanta si riprenderà con una palla, una volta si diceva contesa, adesso non è più contesa perché l'arbitro la gioca con le mani, però il pallone era della Chievo, quindi a riprendere il gioco il Chievo. Si muove molto il numero 9 del Chievo, però fa buona guardia il numero 2 che ha la meglio, il pallone sempre in quell'angolo lì lanciato in avanti, adesso tenta di giocarlo il Chievo ma glielo porta via l'Atalanta che poi va sulla sinistra, difende un buon pallone il numero 11 dell'Atalanta, però viene poi ingabbiato, quindi perde il pallone. Le cose più facili.
Solo un richiamo per il giocatore dell'Atalanta che ha commesso fallo, però si riprenderà con una punizione. Siamo quasi sulla linea del centrocampo per il Chievo. Riparte adesso dalla retroguardia l'impostazione del Chievo, cerca di giocare il pallone, è pericoloso quando si gioca il pallone lì nei pressi dell'area. Io preferirei, ma la mia è una mentalità ormai superata, calciare davanti, in avanti il pallone, ma ormai nessuno la pensa più così. Minuti di gioco, sempre 0-0, la partita non è che in una fase molto esaltante in questo momento, anzi c'è il gioco ristagna un po'. In un gioco accademico manca quell'agonismo, quell'aggressività, quella combattività. Non forza più di tanto l'Atalanta, probabilmente gli sta bene così, non forza neanche il Chievo, perché andrebbe a giocare a viso aperto e non è il caso in questa partita, ci vuole una tattica prudente. Adesso c'è la prima conclusione del Chievo, siamo quasi alla mezz'ora di gioco, ma è una conclusione pericolosissima, un tiro dal limite dell'area che va dritto sull'angolino di destra del portiere, si lancia molto bene, blocca in presa sicura, però era un tiro che... che poteva diventare anche un colpo vincente. Buona la conclusione del giocatore del Chievo, ma molto buona anche la risposta del portiere, presa elegante in tuffo sulla destra, è andato a bloccare questa
temibile conclusione dal limite del giocatore del Chievo. Sempre 0-0, siamo alla mezz'ora di gioco. È bello anche lo 0-0 quando giochi contro una squadra come l'Atalanta. Perché la partita rimane viva, rimane aperta. Adesso c'è un altro calcio d'angolo. Ha subito molti calci d'angoli dalla destra il Chievo. Stavolta c'è stato un tocco involontario di un giocatore del Chievo. Non aveva intenzione di mettere il pallone in calcio d'angolo. E adesso c'è la prima vera occasione gol dell'Atalanta da calcio d'angolo. Il portiere esce un po' a valanga, però non trova il pallone. Una leggera deviazione di un attaccante dell'Atalanta aveva messo fuori causa tutta la difesa, però il pallone è sfilato. Per fortuna del Chievo a lato della porta, quindi 31esimo, sempre 0-0, ma una partita che adesso ha già regalato due emozioni, una per parte, tiro verso la porta del Chievo e questa conclusione di testa da calcio d'angolo. Fa breccia sempre dalla destra l'Atalanta in questo primo tempo. Pallone sempre messo in mezzo da un mancino, stavolta fa buona guardia il portiere, che prima vede rimbalzare il pallone davanti, poi lo blocca in presa sicura. Adesso c'era una ripartenza del Chievo subito smorzata, poi cercava di ripartire l'Atalanta, smorzata anche la ripartenza dell'Atalanta. Molto attenta la difesa del Chievo, vedete che va ad arginare, va a chiudere tutte le tentativi dell'Atalanta di entrare in area. Quando non si riesce a giocare dentro l'area diventa difficile per la squadra che attacca, proprio perché Grazie.
35 minuti di gioco, partita che sta vivendo una fase di stanca al 35esimo, ma è sempre forse una delle tattiche delle due squadre, soprattutto quella del Chievo, di non alzare i ritmi del gioco, non far giocare neanche l'Atalanta. Quindi adesso c'è un fischio dell'arbitro, finisce a terra il giocatore del Chievo che aveva la palla tra i piedi in modo irregolare per l'arbitro, quindi si riprende con una punizione. Adesso scende sulla sinistra l'Atalanta, cerca di andare sul fondo, no, si porta il pallone, poi c'è un bello stacco di testa nell'area. Del giocatore dell'Atalanta che va a incocciare i piedi di un avversario, bello però lo stacco di testa. È sempre Atalanta, però adesso pericolosa dentro l'area, vedete che quando si riesce a entrare in area pallone al piede, dopo sono brividi per la difesa del Chievo. Nulla di fatto, comunque il pallone finisce fuori, si riprenderà con la rimessa da fondo campo per il Chievo, siamo al 36esimo, 0-0, Chievo che sta gestendo il primo tempo in, non dico in tranquillità, ma sicuramente con molta attenzione. Ottimo ancora la difesa del Chievo, vedete che quando si perde così questi palloni diventano palloni pericolosi, consegnarli agli avversari. Ora Chievo, vedete, vale sempre il discorso che ho fatto poc'anzi, conclusione debole per fortuna del Chievo, la conclusione dell'attaccante dell'Atalanta dal limite dell'area, però l'azione era partita da un errore ancora, pallone perso da un giocatore. Scusa. E adesso è il portiere a mettere un po' di brividi a tutto il pubblico con questo dribbling sull'attaccante, ma si rischia anche in questo modo di prendere il gol e sarebbe era andato via il numero 8, è stato messo giù, è proprio sotto la nostra videocamera. Fallo quindi, sposta il gioco sulla sinistra, adesso il Chievo dalla destra verso sinistra. Quando regna un po' l'equilibrio, anche se effettivamente l'Atalanta
le partite si fanno più interessanti, più avvincenti, più appassionanti. E il risultato è ancora fermo 0-0, quindi non ci sono né vinti né vincitori. Per adesso siamo al 40° minuto del primo tempo. Sempre l'Atalanta sulla destra, cerca una breccia, scambio bello, di velocità, tacco, pallone, poi chiude ancora la difesa, molto bene la difesa del Chievo. Uno 0-0 piacevole però, perché sono i 0-0 belli, i 0-0 possono essere anche brutti. Adesso la giornata si fa un po' più fredda, prima c'era il sole che dava un po' di tepore a noi. Sbaglia anche l'Atalanta. Oh, adesso c'è una bella giocata, però viziata da un fallo del numero 4. Dovrebbe essere. Il numero 4 dell'Atalanta aveva fatto un bel controllo. ...42 minuti, 3 al termine del primo tempo, sempre 0-0. A me questo 0-0 mi soddisfa, lo dico così proprio da appassionato di calcio. Adesso Atalanta pericolosissima davanti, pallone messo dentro con l'esterno, pallone che danza dentro l'area, c'è ancora l'Atalanta in pressing dentro l'area del Chievo, cerca di liberarsi, poi mette un altro pallone in mezzo pericolosissimo, in due cercano di allontanare la palla, portiere e difensore ci riescono, ma tanti brividi in questo al 43° nell'area del Chievo, l'Atalanta che cercava di affondare il colpo vincente, non ci è riuscito, ma ci è andata vicinissimo con questa azione tamboreggiante dentro l'area. Vediamo il calcio d'angolo dalla destra, pallone alto a uscire dall'area, pallone rimesso in mezzo, salta in tanti, poi allontana la minaccia, è questo. È il 10 del Chievo che va a fare il reparto tutto da solo, ha tagliato il campo, ma questo è l'atteggiamento giusto per andare a contrastare il giocatore. Adesso si è alzato il ritmo, ma l'Atalanta ha solo uno scampolo di minuti a disposizione. Ancora Atalanta, momenti difficili per la difesa del Chievo che si rifugia in calcio d'angolo. Meno di un minuto al 45°, ma è l'Atalanta che batterà questo calcio d'angolo dalla sinistra.
e respira la difesa del Chievo, pallone che finisce fuori, 45esimo minuto adesso, 0-0, non ci sarà tanto di recupero, perché non sono successi infortuni nel primo tempo, sostituzioni, quindi ancora minacciosa l'Atalanta, ancora un cross dalla destra sul palo di destra, quindi che taglia tutta l'area, non arriva però all'appuntamento il giocatore dell'Atalanta, che si era sganciato bene sulla sinistra. Finisce il primo tempo 0-0, non bisogna giocare con la paura. Ma però bisogna giocare con intelligenza. Il Chievo è riuscito in questo primo tempo a non offrire, come si dice, la guancia. Gracias.
Thank you.
con le squadre che stanno ritornando in campo, il tè caldo e le parole dell'allenatore. Dopo il tè caldo e le parole dell'allenatore, la prima a uscire dagli spogliatoi è l'Atalanta. Ricordo i nostri amici, 0-0 il risultato, una partita che non ha offerto tantissimo spettacolo, tantissime conclusioni, ma è uno 0-0 che soddisfa, mi soddisfa. Quindi un secondo tempo da assaporare per i palati del bel calcio come noi. Vediamo se in questo secondo tempo cambierà qualcosa. Sicuramente il primo tempo ha messo in mostra un ottimo Chievo che non ha lasciato spazi, qualche errore che poteva evitare, poteva evitarsi il Chievo, sicuramente un ottimo primo tempo per i ragazzi del Chievo contro la corazzata Atalanta che sta dominando il girone B del campionato della categoria Under 17. Tanti giocatori che vestono la maglia azzurra nelle file dell'Atalanta, che è un serbatoio inesauribile per tutte le categorie, la nostra nazionale giovanile, dall'Under 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, quindi ogni fascia di età, ogni categoria è ben rappresentata. Squadra di Bergamo dall'Atalanta. Tutto pronto, sono le 16.01. Arbitro che sta dando delle ultime occhiate in giro. Fra poco si guarderà il suo cronometro e fischia l'inizio del secondo tempo. Ha battuto l'Atalanta, il calcio d'inizio del secondo tempo, quindi pallone giocato dall'Atalanta. Tutto raccolto nella sua metà campo, il Chievo. C'è questo, soli 40 secondi di gioco, è l'Atalanta che sblocca il risultato. Bellissimo il colpo di testa vincente, vediamo chi è l'autore del gol, il numero almeno, perché non abbiamo la formazione. 11. Chi è? Fallegna. Grazie. Quindi è l'autore del gol dell'1-0, numero 11 dell'Atalanta, Falleni, che ha staccato più in alto che può, ma è andato sicuramente a inzuccare un pallone imprendibile per il portiere nell'angolino basso alla sinistra. Dopo 40 secondi di gioco, quindi l'Atalanta si è portata in vantaggio troppo presto per i miei gusti, non per vai Andre, no basso. Quindi dobbiamo aggiornare il risultato, perché dopo 40 secondi di gioco il numero 11 dell'Atalanta portare in vantaggio la sua squadra, Falleni, con un bellissimo colpo di testa, forse lasciato troppo disturbato in area, però è stato bello anche il lancio, il passaggio
da dietro del suo compagno, che è andato a pescare in area tutto solo, ma soprattutto è bello il gesto. Tecnico del ragazzo numero 11 dell'Atalanta, non ha lasciato scampo al portiere del Chievo. E adesso il Chievo dovrà reagire, dovrà sicuramente rischiare di più, che si trova sotto di un gol dopo solo 40 secondi di gioco del secondo tempo, quel bellissimo gol con marcato Falleni, numero 11. È difficile quando un pallone arriva da un lancio in area andare a concludere di testa, ci è riuscito molto bene Falleni. Meglio di così non poteva incominciare il secondo tempo l'Atalanta, peggio di così non poteva incominciare il Chievo, quindi vai. Vedete come a ritornare in campo bisogna tornare caldi, ma soprattutto concentrati. Non è stato così, adesso l'Atalanta si porta ancora minaccioso in avanti. Questo tiro di sinistra da dentro l'area è stato deviato in calcio d'angolo dal difensore, dovrebbe essere stato il numero 9 dell'Atalanta. Chievo un po' intramortito, un po' intimorito adesso dal vantaggio del ha lasciato giocare con tanta libertà il numero 7 dall'Atalanta, che dalla destra si è spostato verso il centro, poi ha messo un pallone dentro l'area dove non c'era nessuno per fortuna del Chievo, ma un Chievo che sicuramente ha incassato il colpo, un colpo
duro, pesante, dopo 40 secondi, dopo un bel primo tempo, finito 0-0. Settimo minuto di gioco, è il centravanti numero 9 a liberarsi in area, a portarsi il pallone sul piede giusto e calciare un rasoterra imprendibile sul palo più lontano, quindi raddoppia l'Atalanta col numero 9, 1-2 micidiali all'inizio del secondo tempo. È lui l'autore del gol, è anche lui un prospetto da nazionale, un giocatore dalle ottime potenzialità, quindi l'Atalanta sicuramente ha in questo collettivo giocatori interessantissimi. Sta un po' allargando le maglie, un po' quasi rinunciatari. L'Atalanta adesso sta facendo il brutto e il cattivo tempo. Dai Andre! Dai! Vedete come si è tornati fuori con uno spirito diverso dagli spogliatoi dopo il secondo tempo. Non bisogna mai entrare freddi o deconcentrati, ma bisogna sempre stare sulla duro, l'arbitro fischia un fallo, un intervento in scivolata del giocatore dell'Atalanta sul giocatore del Chievo che stava 5. Oraschi. Adesso perde l'attimo giusto, il numero 9 era riuscito a infastidire il portiere dell'Atalanta sul lungo lancio, era uscito il portiere dell'Atalanta, non era riuscito a trattenere la palla
ha perso però l'attimo giusto, il numero 9 del Chievo, anche lui molto generoso nel primo tempo, ha corso tanto, si è dato molto da fare, ha stretto tra una difesa granitica. Dai Ale! Dai! Dai Ale! Bravo! Corre ai ripari l'allenatore del Chievo, adesso inserisce forze fresche, due giocatori, esce il numero 8. Arduini, il numero 3 Carotta, dentro il numero 16 Pavlides. Anche il numero 11 lascia il campo, Anselmi. 11-3-8 escono, entra 16-17. Miai. Di 20, Vignato, anche lui giovanissimo, ma anche lui dotato di qualità indiscutibili, velocissimo, anche lui nazionale, come famiglia anche il fratello gioca, famiglia di talenti, di campioni, possiamo dire, senza paura di smentita. Anche lui nazionale, una nazionale che promette tanto, ci si aspetta tanto dalla nazionale under 16, perché è una nazionale fortissima e è Vignato, fa parte di questi, ma al momento è chiuso da Giordano Rossi. Ma è sempre un'alternativa di lusso, ma è un'alternativa, possiamo anche... Dai Ale! Dai palle! Qui adesso, purtroppo... qualche problema... nel segnale, purtroppo capita. Fuori, fuori, fuori! Ci vorrebbe un gol per il Chievo, per cercare, anche se un gol non basta, però cercare di riaprire la partita. Il 2-0 adesso, il doppio vantaggio, mette l'Atalanta in condizioni di tranquillità.
l'altro c'è un infortunio al numero 5 del Chievo, e lui un aitante difensore. Si rialza Momodou. Che sicuramente Vignato mette più vivacità davanti, dotato di una corsa. E adesso c'è una conclusione anche qua, aveva numero 16, aveva il tempo per aggiustarsi meglio questo pallone e magari portarselo un pochino più avanti. Ha cercato il tiro forse dalla lunga distanza, ma sicuramente con la posizione di corpo non ottimale per calciare in porta. Velocizzare il gioco adesso il Chievo. Dai Andre! Non rallentarlo, perché l'Atalanta si è era un po' sbilanciato in avanti. No? Adesso ottimo, numero 10, controlla un pallone a seguire molto bene, superando l'avversario. È Vignato che adesso cerca davvero di estreggiarsi, e poi c'è una grande conclusione. Da applausi veramente questa giocata dentro l'area di Vignato, un pallone che il gioco dei tre piedi, girandosi. Uno sprazzo di classe di questo ragazzo 2004 che gioca in modo veramente fantastico, il pallone tra i piedi per la rapidità di giocata. Ancora un grande numero anche del numero 10 che sta
offrendo giocate veramente di grande classe. Molto bravo anche il numero 10 del Chievo. Andiamo a prendere nota adesso del nome di questo ragazzo, che sono quei Orfei, quelle giocate che deliziano la platea, giocate molto belle, sicuramente volute, cercate e anche riuscite. Vedete come si esaltano questi ragazzi quando riescono a offrire dei numeri veramente degli alti saggi scolastici, si può dire. Posso vincere il Super Cremonese per il Cremonese? Ed è sempre un piacevole vedere. Dai Fede! Qualche finezza, diciamo finezza. Perché il calcio deve essere fantasioso, deve essere estroso, deve essere. Tecnico, soprattutto tecnico, vedete ancora Vignazzo stavolta. Non aveva tante alternative. Che adesso sta tenendo l'Atalanta davanti alla sua area, stavolta si fa portare via il pallone, ma è giusto provare anche qualche giocata difficile, sei davanti all'area, quindi ti devi pur liberare di qualche avversario. Adesso cerca la conclusione, il numero 6, conclusione che non riesce. Cercava di imprimere maggior giro alla palla, la palla è andata via troppo dritta. Eccolo Vignato ancora, che quando parte diventa incontenibile. Ottimo lo spunto. Dai. E adesso qua c'è un dubbio, un colpo di testa da distanza ravvicinata. Non abbiamo visto con quale parte del corpo si è. Il difensore dell'Atalanta si è opposto. Sembra che non sia sicuramente con la mano, però anche lì Chievo poteva sfruttare meglio, erano in due, sul cross dalla destra, due dentro l'area nella parte sinistra dell'area. Anche lì ha colpito di testa il giocatore del Chievo, forse troppo debolmente, ma lì forse era meglio cercare un'altra soluzione, un controllo con il petto. E poi adesso entra anche il numero 18, ha lasciato il campo, non sbaglio, il numero 9. Il Garebba, difficile da pronunciare. Leso al suo posto, ha corso tanto il numero 9, si è mosso molto, era una, diciamo, una freccia nell'attacco del Chievo. No, è venuto che ti tiri. Ciao, è mia pagina. Che scelta tutti, è buono. E allora, ma qui ti gatti buoni. Mi ha qua, non ho trovato. Oh, ma ti puoi tenere il telefono,
camminato per campo, era lento, ma lento, lento, lento. Dai, dai, via da là. Vieni, vieni. Dove il 7? È pronto, traversa e fa. C'è una bella azione del Chievo, sfumata per un soffio, ma è stata bella l'incursione della sinistra dentro l'area con un cross all'indietro. Dai Ale! Adesso c'è un giocatore che è finito a terra, del, forse per crampi, Orfei, uno dei giocatori di grande tecnica del. E poi c'è questo. Colpo di testa, prima sulla traversa, poi in rete, dovrebbe essere una doppietta di Rosa, numero 9. Quindi terzo gol per l'Atalanta. Al 73esimo, quindi partita che risultato un po' pesante per i ragazzi del Chievo, ma che avevano tenuto bene un tempo, poi si sono lasciati un po' andare all'inizio del secondo tempo con un 1-2, uno al 40esimo, uno al 5° minuto, uno al 40 secondi dall'inizio, uno al 5° minuto del secondo tempo. Adesso il terzo gol è il 73esimo che chiude di fatto questa partita. Chievo punito oltre i propri demeriti, ma un Atalanta che si è dimostrata all'altezza della sua fama, soprattutto della sua qua. Thank you.
Ancora due cambi nelle file del Chievo. Esce il numero 2, entra il numero 14. Poi è entrato anche, è uscito Orfei, anche lui per crampi, anche lui stremato, ma una grande partita la sua dal punto di vista sotto l'aspetto della qualità. Quindi è entrato anche numero 13, Rossi, per Chievo. Oggi abbiamo anche, ci siamo divertiti anche noi, abbiamo, ho giocato al challenge, alla sfida di Franco, di coach, a colpire la traversa, ho sfidato Riccardo, stava giocando, mi sono unito a lui. Si è divertito, mi sono divertito anch'io. Abbiamo, gli ho lasciato l'illusione di vincere, ma alla fine ho vinto io. Abbiamo ripreso la sfida anche col drone, quindi una sfida dall'alto. Quindi una giornata per noi divertente. Fa sempre un piacere per me tornare a Chievo, ci avevo giocato quarant'anni fa quando il Chievo giocava in Serie D. Non vedo più il campo, secondo me non c'è più il campo dove abbiamo giocato noi.
sbaglio abbiamo visto passare Costanzi, ex Chievo, grande talento scout, poi passato l'Atalanta e oggi presente qua in Tribuna, responsabile del settore giovanile dell'Atalanta. L'Atalanta è arrivato a questo successo nel settore giovanile proprio perché ha inglobato all'interno del club persone come Zamagna, anche lui in passato da responsabile, Sartori, anche lui a Chievo, quindi tutti grandi esperti di calcio, e dicevano che tanti galli in un pollaio non possono coesistere, invece hanno dato la dimostrazione che la competenza paga. Poi anche lì è un gioco di squadra, ma non sono tante teste che insieme fanno la mente geniale di questo miracolo, si può così definire, della squadra dell'Atalanta. Dal settore giovanile alla prima squadra, quindi non c'è una separazione, non c'è un salto dal settore giovanile alla prima squadra, ma è tutto un percorso lineare, continuo, che poi produce questi frutti, giocatori che vanno a giocare non in prima squadra, ma anche in altre società, Barrow per esempio l'ultimo, prodotto che è andato a Bologna e già sta facendo faville, Kulusevski, ormai dell'Atalanta, anche lì, giocatori che non per forza di cose devono finire in prima squadra, ma vanno a finire in altre società che poi vengono valorizzati addirittura da altre società, il caso di Kulusevski, 40 milioni di euro alla Juventus, è stato il Parma che ha permesso adesso c'ho il segnale che sta facendo un po' di capricci, però ormai siamo verso la fine, il risultato c'è ancora l'Atalanta che sfiora anche il quarto gol. Ma secondo me tanti giocatori ancora dell'Atalanta sono in rampa di lancio, cioè un serbatoio inesauribile, veramente una fucina di campioni. Mi verrebbe da fare dei paragoni con altre società, ma è meglio non azzardare così tanto. Però diciamo una piccola canterina. E credo che in Italia non ha uguali, perché neanche l'Inter o la Juventus riesce a tener testa a questo settore giovanile. Dai Fede! Thank you.
dai Fede. Dai Fede! Dai Fede! Dai! Mascio! Quanti minuti sono già passati, ci sarà recupero per le sostituzioni. Tra l'altro, ho dato un po' di qua, ma no, ma tutta la...
Ciao Franci! E finisce. Dai Atalanta! Arriva anche il quarto gol ormai. Dai Atalanta! Ormai la partita è ancora di testa, quindi partita che secondo me doveva finire prima, ma si chiude adesso con la vittoria per 4-0 dell'Atalanta. Atalanta che porta a casa i tre punti con il Chievo, tutti nel secondo tempo, i gol. Il primo tempo era finito 0-0, un risultato che lascia un risultato meritato dell'Atalanta, anche se un po' troppo pesante per il Chievo, che non ha demeritato, ha giocato un'ottima partita, ma alla fine ha dovuto soccombere allo strapotere della squadra nerazzurra. Un saluto a tutti da Franco e una risentirci a presto da Centro Bottagisio, il Sport Center di Chievo. Un saluto a tutti e buon proseguimento di serata. Bravissimo, l'hanno vista, è da noi, l'abbiamo vista, a Bergamo. Ha avuto qualche defiance, ma alla fine l'abbiamo fatto. Grande servizio, grazie. Arrivederci, buonasera. Grande Pollo!